Almeno 15.000 fedeli e pellegrini in piazza San Pietro per l'Angelus del 26 dicembre. Il Papa ha supplicato l'aiuto di Santo Stefano per tutte le persone nel mondo che vivono il dramma della violenza e dei conflitti. All'intercessione del primo martire affido anche l'invocazione di pace dei popoli straziati dalla guerra. I media ci mostrano che cosa la guerra produce. Abbiamo visto la Siria, vediamo Gaza, pensiamo alla martoriata Ucraina, un deserto di morte. È questo che si vuole. I popoli vogliono la pace, dunque occorre pregare e lottare per questo, ha aggiunto Francesco, che ha ricordato i cristiani perseguitati ancora oggi come Santo Stefano 2000 anni fa. Ancora ci sono, e sono tanti, quelli che soffrono e muoiono per testimoniare Gesù, come c'è chi è penalizzato a vari livelli per il fatto di comportarsi in modo coerente col Vangelo e chi fa fatica ogni oggi a rimanere fedele, senza clamore ai propri buoni doveri, mentre il mondo se ne ride e predica altro. Il sangue dei martiri rappresenta un seme per i cristiani, ha affermato ancora il Papa, invitando a pregare per quanti vengono assassinati a causa della fede in Cristo.